Ministro, il ministro Urso ha intenzione di convocare un tavolo con Stellantis. Lei che cosa chiede? Che rispettino i miliardi di euro che i contribuenti italiani hanno dato negli anni a quella che era Fiat e che oggi è Stellantis. Non puoi prendere miliardi e miliardi di euro di contributi pubblici e poi chiudere e licenziare in Italia per scappare all'estero. Semplicemente chiedo rispetto per quegli ingegneri, per quegli operai che adesso sono in cassa integrazione. Ma io partecipo a tutti i tavoli a cui posso risolvere un problema. Certo, se l'attuale dirigenza di Stellantis ha la testa all'estero dopo aver preso i posti e i soldi in Italia, è complicato ragionare con certa gente. Preoccupato per i tagli che Sì, hanno assolutamente faremo di tutto per impedirlo. Soprattutto tagli ipotizzati da gente che ha decine di milioni di euro di stipendio annuo.